Ah, la poesia dei giochi con la lana. Unravel. Questo è un tutorial. Io ho già fatto questa parte, quindi... Ragazzi, bentornati su Quei Due sul Server. Questo è il primo episodio. È come... Avvicinati e metti... Ti puoi ingroppare, poi ripremendo triangolo ti puoi staccare da me. Ci possiamo inglobare. Sì. Wow. Sono cagato sotto la prima volta. Ecco qua. Per esempio qui ci dobbiamo aiutare. Cioè, io ti tengo questo su. Vedi, poi io non riuscirei a salire. Ma in realtà posso. Ma chi è quella Ptium? Oh, io sono quello blu, ragazzi. Redez è quello rosso. Sì. Quella è una lucetta amica che fa cose che ci aiutano. Allora, Unravel è questo giochino Totally Coop adesso. Sì, e devo dire che se la sono giocata molto molto bene. Che la bella luce dinamica. Molto figa, l'ambientazione molto figa. È un gioco estremamente Poi quando, sono ti poi quando ti stanchi puoi far fare tutto al compagno, capi? Cioè io già mi sono rotto tre quarti di cazzo e quindi già fa tutto lui. Ah no, però mi dovresti dare una mano. No, 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 qua sei bella Sei bravissimo, vedi? Beh, sono contento che ti sia attaccato a me, perché lì probabilmente saresti caduto. Vedete, c'è un brutto rapporto con i platform. Però vedi che bello, cioè adesso possiamo andare in giro. Ok, I need you. Che devo fare? Vieni qua, poi qua. Bravo, vedi che non sei male. Io sono bravo, solo che sono pigro oggi. Ogni tanto mi sbaglio e penso di essere te, ma... Tu sei quello rosso, io sono quello blu. Ok, si fa il ninja, vedi, sono bravo, puoi fare il ninja. Sono bravissimo. Questa cosa non c'era nell'altro, eh. Non era così action. Ma praticamente qual è la storia? Dai, raccontiamo. Allora, praticamente noi siamo due pupazzi di lana. Solo che lana è morta. E... La luce dice di qui. Però di qua c'è qualcosa. Vieni con me. Andiamo a scoprire. Ma la luce diceva. Lascia perdere la luce. La luce è mentirosa. Dice cazzate. Perché vedi? La luce può dire quello che le pare, ma. Vieni con me, vieni a saltare. Spacchiamolo sto merdo. Secondo te si può? Ora so che non è possibile. Però prima. C'era una mezza intenzione. Bravo, adesso che abbiamo fatto il giro per non fare un cazzo di niente. Perché abbiamo fatto il giro? Ok, dobbiamo andare giù. Ma io vado direttissimo. Non si passa da lì. No, questo è il ritorno. È quello che ti stavo cercando di dirti. Ok, come fare... Ah, ho capito, se non fossi saltato al momento giusto avresti dovuto rifare tutto quello che abbiamo rifatto. Per colpa tua. Perché? Perché sì. Non c'era nessun bonus. Vabbè, però bisogna controllare. L'esplorazione passa anche attraverso queste cose. Ah. Ma ok. Vedi che la luce ti insegna. Hopla! Beh dai, io per essere la prima volta che ci infatti te la cavi molto bene. Hopla! Queste cose sono veramente divertenti. Perché non mi ha attaccato? Devi entrare nel cerchio. Ah, non lo vedo benissimo. Premendo L2 poi... Ma scusami, siamo legati, non mi puoi ritirare su? Sì, premendo L2 se mi stai a sentire puoi tirarti su. Tieni premuto L2 e ti tiri su. Eccoti qua. Vabbè, ma allora sto a posto. Sai, io utilizzerò molto spesso L2. Mi ricorda la partita che sto facendo con la mia ragazza in cui approfitta di me per... Però non devi essere un chiumo nei coglioni, cioè questa... Dai, non ce la faremo mai se sei appeso lì. Ok, allora. Ma però, Sì, ma freni il mio momentum. Vai. Quindi si può giocare. Ma così. Impegnati un attimo. Mi piace un sacco sto gioco. Mi ricorda un po' Trine.
la bellezza grafica, dici te. Sì, vabbè, anche delle cose sulla fisica non sono male. Vabbè, fatto bene. Se ti appendi così non mi dai... Scusa, sbaglio tasto. Non è che volessi propriamente appendermi così. Marco 2! Ma non puoi andare da solo lì, eh. Sì, che cosa devo fare? Unisciti a me, facciamo un unico corpo, un unico spirito. No, ce la faccio. No, appenditi! Levati, fermati. Okay, bene. Guarda come testa bassa, come per dire, abbiamo fatto una figura. Abbiamo fatto cagare. La culè. Dai, sei lento. Mi ero confuso. Andiamo, andiamo. Andiamo. Brigati, lento. Piano, non correre. Ah, perché si accorcia il filo, in effetti. Allora. Qua, uno deve rimanere appeso. Vai, prendi giù. Tirati su, vai. Capito, con il filo si sono creati tanti... Sì, diciamo che sono contento che abbiano fatto questo tipo di scelta gli sviluppatori, perché è una scelta che hanno fatto loro e nessun altro, in effetti. Tranne quelli di Redrop. Che di Redrop, no, quelle. Vi ricordate Redrop, ragazzi? È una scelta di infausta quella di Redrop. Sono fracicato, io sono di lana, ma. Ah, vedi, le foglie ti indicano la via. E sono foglie magiche. E sono appendibili, capito? Oh! Allora, io. Trovo questo gioco estremamente interessante. Oh là là! Diciamo delle meccaniche molto simpatiche, devo dire la verità. Sì, ah, allora, con il quadrato invece puoi legare un pezzo di corda. Vai dall'altra parte, legalo lì. Fatto questo, poi boom! Esatto, e con il cerchio riprendi il filo, sennò finisce e noi non carino, possiamo. Carino, quindi si aprono dinamiche importanti. Oh, gioco. Allora qui abbiamo un problema. Sì. Vabbè, questo è ancora un tutorial. Se premiamo L1 riceviamo suggerimenti. Era solo un tutorialino da fare, sai. Puoi scorrere, perché l'ha fatto lui? No, lì se non apri i suggerimenti lui non ti libera il passaggio. Cioè è proprio tutorialosa sta parte. Allora, quando ci sono questi oggetti bisogna sempre portarseli dietro. Allora, è legato lì? Sì. Aspetta. Ok, portalo indietro adesso. Perché dobbiamo farlo salire sul cavo. Sul trogolo. È una cosa che a me la prima volta ha dato un gran mal di testa, perché non è possibile, cioè viene trattato come un gioco bidimensionale qui. Beh sì, lo è. Comunque ragazzi, a proposito di trogolo, c'è la maglietta del Balivo disponibile in edizione limitata. Potete andare su Tube Shop Italia, in basso il link in descrizione, QDSS pack, e vedete che pack di roba che c'è sta. Allora, così. L'hai legata tu? Sì, sì. Ok. Ah, ok, puoi fare tutto tu praticamente. Ok, io ho staccato i cavi da sotto, eh. Però sei una merda. Tranquillo, tranquillo. Ok, recupero. Si rompe, tutto. Si rompe, si rompe. Wow! Ciao, io ho finito il livello nel mezzo. Ma perché non mi fa muovere? Ok. Avevo finito il livello un minuto e mezzo prima. No, adesso scriveremo diversi punti. Vabbè, qua ti fanno il tutorial per arrampicarti. Musiche sono spettacolari, ci sono delle musiche che sono eccezionali, veramente. Forse è meglio che nel primo gioco, perché sono meno ripetitive. Comunque è molto facile adesso, è molto facilitato. Vabbè, siamo in tutorial, tra un po' le bestemmie arrivano. Sì. Allora qui vai, fai tu. Staccati da me. Io ti faccio da ancora. Tu dondolati e arriva dall'altra parte. Yai. Esatto.
Grande. Quindi due personaggini, un maschio e una donna, perché noi abbiamo sempre usato la donna, perché è rossa la donna. Ma no, in realtà nel primo Unravel... Eh? Ti ho fatto vedere, non so, bravo. Yes. Hopla! Ah, ah, quasi scivola, è vero. Ok, ok, allora, rimani là, rimani là. No! Ma come dovevamo farla? Lì dovevamo... dovevamo rimanere sulla prima. Guarda, guarda, sono offesi tutti e due. Sono cascati come due stronzi. Anch'io mi sentirei poco figo. È abbastanza punitivo cadere in certe fasi di gioco. Vai giù. Ok, vai te. Devo rimanere qui. Ti devi dondolare qui. Dove? Qui e arrivare là. E porca di... Meno male che è di là, perché sennò già se l'ha spaccato il cranio tre volte. Andiamo, andiamo. Yeeey! No, ma sto dondolio però mi ha dondolato le balle, eh. Bella. Vabbè, ho capito il concept, però mo basta dondolarci. Ma è bello dondolarsi. No. Non dondolarselo, dondolarsi. E tu? E vado io. Olà! Dobbiamo decidere chi va sempre per primo. Vai sempre tu per primo. Non si tratta di cadere, preferisco che tu cada. Ah. Quindi questi sono piccoli livelli. Ma è un è ancora tutorial, non è un livello questo, eh. Non è ancora un livello. I livelli sono un po' più cattivi. Essendo lana. Sì, perché pesano una tonnellata adesso. E invece? Oh! Ah! Perché sono stato sbalzato via? Ah? Il gesto atletico. La 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 le e il... Porca... No, fermo, fermo, fermo. Oh. Bella. Buono. Allora, dobbiamo saltare nel secchio. Nel trogolo. Perché l'ha fatto questa cosa? La luce bastava. Quando se ne andrà questa luce? Ma la luce ci dà una mano. Non la voglio più la luce. Saremmo rimasti sempre nel secchio, fermi, immobili. Appunto, senza... che cos'è la luce? Guarda che bello, guarda. Devo dire che è molto 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 carino. Quindi sì, finalmente si entra in casa. Sì, e qui arriva la scelta dei livelli. Qui possiamo selezionare il livello da giocare. Ah, perché sono tutti sbloccati? No. Sì e no. Cioè, nel senso, rispetto all'altro Unravel, qua ci sono anche delle sfide oltre ai livelli normali. Le sfide sono la parte più smadonnabile, proprio perché le madonne che ci tiri non si contano. Anche perché quando perdi, perdi, devi ricominciare tutto da capo, molto punitivo. Ma quest'acqua secondo te è digitale? Probabile. Perché anche quella porta lo è. La porta sì, si vede però. Ecco. Mente ben fatta quest'acqua. Si possono anche personalizzare le corna e gli occhietti. Esisto. Però devi salvare degli altri esserini di lana perché ti diano le loro fattezze, diciamo. Sblocchi due livelli alla volta? Non lo so, non li ho contati quelli che puoi sbloccare. Anche perché poi pensavo che i quadri là in alto fossero livelli, ma non è così. Ho pensato la stessa cosa appena l'ho visto. Oh, qui si può fare questa manovra. Uno si appende e l'altro utilizza questo per... Per fare? Per andare magari al piano di sopra. Però dobbiamo prima fare i primi livelli e rompere quel lucchetto là in alto. Ah, dillo prima.
Oh, adesso comincia il gioco. Da quanto stiamo registrando? 15 okay. minuti. Abbiamo ancora una quindicina di minuti. Diciamo 10. Questo è il primissimo. Lo mettiamo sul quello sul server 2. Sì. Cercano di capire qual è il gioco. Poi cerchiamo di capire. Se vi piace, continuiamo sul 2. Altrimenti sarà sul Trash, il nostro canale terziario. Terziario. Esattamente come a scuola. Qual è il settore terziario? Bravi. Trasformazione. Il settore primario è procacciamento delle materie prime. Settore secondario è quando te le fotti le materie prime dai camion di chi è andato a... E il terziario poi. Guarda che bel momento. È un momento molto bello in cui due esserini molto inquietanti di lana che se io vedessi sul mio pavimento mi cacherei sotto tre volte in una, se ne vanno in giro per una casa. Però vedi, loro si attaccano e si staccano come vogliono. C'è un bimbo di fumo. Insomma, avrei forse più paura del bimbo di fumo. È un fumo. È un fumo. È stato un fumo. Ti ricordi la coppietta pugliese che intervistano? Ma è stato un colpo di fulmine. Un fumo. Fantastico. Perché c'è il bambino fumato? Ma perché è un ricordo, è qualcosa di sfumato che si perde nelle pieghe del tempo come petali di infinito nella nostra... No? Ma anche... Non, forse capiremo. Ma che è la mamma? È una forma indistinta. Lui si chiude in una stanza con un letto a castello. Probabilmente la camera di due fratelli. Ok. Tu rimani là. Rimani là perché dobbiamo toccare all'unisono quella roba. Ecco. Ok. Ah, ma stiamo aiutando lui, praticamente. Stiamo rivivendo un ricordo particolarmente tragico di questo ragazzino. Che scappa di casa. Che scappa di casa perché si è sceso, potevamo... Ma io che ne so. Potevo mai immaginare che sarebbe funzionato. Sì, pensavi fosse una sequenza in casa, invece ci sono i piccioni, tra l'altro fatti benissimo. Mamma mia. Hola, amigo! È proprio un gioco al rilasso per adesso. Sì, basta che uno... Cosa? Bravo, bravissimo, bravissimo. Non so come tu abbia fatto, ma sei stato geniale. Allora, basta fare così. Ah, perché c'era la... Bravo, bravo. Hai stato bravo. Hai stato bravo. Babam. Che bella la musica qua. Non mi piace questa, questo dulcimer di Fondos. No, signore, no, dobbiamo agire in due. Vai, vai, basta che sali tu. Basta che sali tu. Sei tu il primo. Sì, però alla, ok. Andiamo ragazzo, andiamo. Questo è scusa, ce lo possiamo portare dietro. No. No. Okay. Arrivo. Yay. Ok. Se non potevo così, vedi. Non potevo scendere senza di te, eh. Ah, lì c'è una Muori? C'è la corrente elettrica. Oh, qui bisogna fare così. Vai, reggiti a me. Vai, lega una parte di questo cazzo in culo. Mi faccio la cosa legare da te. Ti ho salvato la vita. Bravo. Hai tolto il filo? Ma che cazzo devi fare? Non dirla, sai. Meno male che cosa abbiamo detto prima.
Ok, mo sì. Eh sì, era quello che dovevi fare, non so perché tu sia tornato indietro. Non volevo provare a prendere quella cosa speciale là sopra, volevo usare il trampolino per saltare su. Ma tu nel frattempo avevi già deciso che la nostra avventura sarebbe finita lì. Ma no, non so cosa siano le cose speciali, me le devi dire però. Io non lo so, cioè non ho giocato il gioco, sono arrivato a un certo punto, ma... Beh, questa parte è fatta. Sì, però non, cioè, so quello che sei tu. Ci sono delle ombre scure che cercano questo ragazzino. E poi dobbiamo stare attenti a sti robi. Grazie per avermelo detto quando ci ma stavo. Ma si vede sopra. Che sono minacciosi, sono bacherozzi di fuoco. Il bacherozzo già di suo rompe i coglioni. Ah! Ok. Ok. Vabbè, però dai, era una cosa fattibile prima, ma perché ci ha messo le cose invocate? Mo ti sei lamentato che era tutto a rilasso, adesso... No! No! Potevo farcela! Però devi avere pazienza, guarda, questo gioco io lo so che non è per te, ma devi avere un po' di pazienza, perché vedi, adesso lui passa... Adesso aspetta! Ma come cazzo... Ah, devi saltare al muro! Fangulo, va! E dillo prima però, porca troia. Guarda, Sinergo com'è agile. Io no. Ma ninja, bravo. Adesso ho capito. Ragazzi. Ok. Bella. C'era un filo lì sopra, non so se l'hai visto. Buono così. Fermo. Dondolati. Bravo. Wii! Ok. Oh! Wii! Ok, bene così. Allora, spingiamo questa qua. Posso fare gli scherzoni così? Ah, dove sto? Allora, tu rimani là. Come cazzo è? Non credo sia così. Credo che tu mi debba spingerlo dall'altro lato. Però sì. Lo io. No, sono io che te lo spingo di qua. Ok, buono. Mi arranzo. Solo che adesso. Ok, vai su. Ragazzi, andiamo. E dopo Way Out tornano le grandi cose. Andiamo. No, aspetta. Rimani su, Tanto sta morendo. Ah, no, niente. Infatti non capivo il patema d'animo che ti stavi. Ma scusa, la lucina va dritto per dritto. Tanto c'è un rumore molestissimo. No, ma non attiva subito. Non è fastidio. Ah! Noi siamo amici. Non ci vedo. Spruzza l'acqua questa fontana. Questa cosa l'hanno fatta solo per bullarsi di fisica e acqua. Infastidire più che altro. Guarda là dietro, ti stai perdendo una cosa importante. Ma forse siamo noi questi due fratelli che sono lo spirito. Siamo pupazzetti di lana. Non lo so che devo fare. Vai. Non so cosa sia successo, ma vabbè, è andata bene. Qualunque cosa fosse, è andata bene. Salvati almeno tu. In realtà non so cosa servisse il primo lancia frittabile. Perché non ci arrivi. Uno skateboard. Ti spingo. Allora qua dobbiamo fare un po' di fisi. Dobbiamo... devi salire su, salire no, su. Non è così. Guarda, dobbiamo andare di qua. Va bello. Guarda, caricati. Tu pensi? Secondo me no. Ah, ma bastava fare quella cosa lì tu. Ti posso ritirare via? Sì.
È una cosa nuova che abbiamo scoperto. Pensavo che si potesse fare così, vai, salta. Non ce la fai. Ok, abbiamo mezzo buggato, ma ce l'abbiamo fatta. Sto controllando il tempo, ragazzi, perché qui il tempo vola e abbiamo pochi minuti ancora da registrare. Sempre perché la PlayStation c'ha dei limiti un attimino strutturali nella registrazione. Bravo. Non so che cazzo hai combinato, ma... Arrangiati. Hai stato bravo. Ah, ok. Vieni, vieni. Lega il cavo sal cazzo. Qui. Legalo tu. Stai là. Già l'ho legato questo, devi legare l'altro. Slegateli, per favore. Ma perché me l'ha slegato a me, mo? Togli quel cazzo di cavo là. Ma li puoi slegare tutti tu, ecco perché. Fammi fa me, porco satana. Vai. No, dai cosa, li puoi slegare tutti e due tu. Qui. Lo so, ho capito come si fa. Vai, porta avanti. Non è teso il cavo, guarda. Non andremo da nessuna parte, devi legarlo qui. Ok, qui è legato, no? Dovrebbe. Quadrato? Ok. Ma vaffanculo, ah. Now yes. Fermo, fermo. Da mille. Non ho idea. Allora, bisogna usare il secchio per salire là sopra. Poi lo devi riportare su, dai. Ma mi volevi ammazzare cosa? Portalo su. Quanta coppanza, ragazzi. Quanta coppanza. Ce la faremo? Non ce la faremo? Ce la faremo, perché adesso questo va giù. Sfascia tutto. Va bene, ragazzi, noi... Stacca il cavo perché siamo trigionieri. Noi ci vediamo al prossimissimo gameplay. Intanto noi penso che continueremo altro pochino. Bella! Bello, bravo e bellissimo. Alla prossima. Ciao.